Eccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. Come avete letto dal titolo, quest'oggi siamo qui per recensire il reboot dei Transformers, per l'appunto Bumblebee. Questo film altro non è che un reboot della saga cinematografica dei Transformers, parlando delle origini del piccolo maggiolino giallo, da quando è arrivato sulla Terra fino a quando si è riunito con gli altri Autobot. E prima di cominciare vorrei fare una piccola premessa. Dopo aver visto l'ultimo Cavaliere, per me la saga di Transformers era irrecuperabile, non si poteva fare più niente e rivedere un reboot secondo me non era l'idea migliore. E sapete una cosa? Mi sbagliavo, Bumblebee ha tutto quello che gli altri film o hanno raggiunto o si sono soltanto avvicinati, è perfetto. Graficamente parlando, il design di tutti gli altri Transformers è fantastico. Questo occhiolino alla prima generazione secondo me è stata un'ottima scelta, perché il design, ve lo dico io, è fantastico. Anche a livello di combattimenti la grafica è molto avanti secondo me rispetto agli altri film precedenti. Questo perché sono combattimenti molto lineari, molto facili da capire. Per fare un esempio, i combattimenti dei vecchi film erano molto esplosivi e molto confusionari. In Bumblebee questo non avviene. La trama è molto fluida e non ci sono buchi logici. Soprattutto non ci sono buchi di trama. E quelle rare volte in cui c'erano più avanti sono stati colmati da delle spiegazioni molto semplici, veloci, immediate. Bumblebee invece a livello grafico secondo me è stato impeccabile. Sì, molti si sono lamentati del fatto che l'hanno reso un po' tonto, ma è troppo bonaccione. Fidatevi, andando al cinema questa scelta è azzeccatissima a livello di trama. Poi una cosa che ho apprezzato un sacco sono stati i due Decepticon, Shatter e Dropkick, una accoppiata che secondo me è stata azzeccatissima. Una accoppiata così non la vedevo da quando, da Transformers 3 credo, da lontano, 2010 circa. È stata una accoppiata veramente ottima. E ora parliamo del crucio fondamentale di un film di Transformers, il cast umano. E lasciate che ve lo dica, questa è la prima volta in cui il cast umano funziona perfettamente. La scelta degli attori è stata azzeccatissima, non ci sono stati troppi momenti vuoti, il cast è stato all'altezza, insomma, per la prima volta in un film di Transformers il cast umano è stato all'altezza. Pure John Cena, cioè io quando ho visto John Cena ho detto no vabbè, è la fine. E la fine di Transformers, invece no, pure lui ci è riuscito. In conclusione, Bumblebee sarà e continuerà a essere un degno reboot per la saga di Transformers. Trama lineare, graficamente parlando è molto godibile, combattimenti ben fatti, cast umano funziona, insomma, non c'è niente che non vada in questo film. E voi che cosa ne pensate? Avete visto Bumblebee? Iscrivetelo qua sotto nei commenti, lasciate un like. Commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e detto questo con un buon vi saluto.